Diventa realtà a Melito Irpino il nuovo piano comunale per la raccolta dei rifiuti. L'amministrazione convoca la popolazione nell'auditorium comunale per spiegare il nuovo riassetto organizzativo della differenziata. Presenta il piano il consigliere delegato Michele Peluso, moderatore il vice sindaco Gerardo Sorrentino. Ad illustrare nei dettagli il nuovo dispositivo che vede in sinergia comune e Irpini Ambiente il sindaco Michele Spinazzola. Noi abbiamo iniziato già da un po' di anni il servizio di raccolta porta a porta per quanto riguarda il rifiuto, la frazione organica e l'umido. Adesso abbiamo deciso di intensificare questo servizio, quindi una raccolta porta a porta di tutte le tipologie di rifiuti domestici, quindi anche carta, vetro e plastica, perché devo dire che seppur i cassonetti rappresentano sicuramente un elemento comodo per la cittadinanza, tuttavia hanno rappresentato nell'ultimo periodo un problema. Quindi per raggiungere quegli obiettivi che tra l'altro la norma ci impone, quello di raggiungere entro il 2016 il 65% di raccolta differenziata, credo che questo servizio, l'intensificazione di questo servizio, ci potrà sicuramente far raggiungere questi risultati. Quindi un maggior decoro, un miglior decoro per quanto riguarda il centro urbano, una migliore differenziazione per quanto riguarda quindi i rifiuti e quindi anche recuperare quelle frazioni del rifiuto che rappresentano anche un elemento di utilità. Per cui se viene fatta una buona raccolta differenziata, quindi potremo raggiungere sicuramente dei risultati anche dal punto di vista economico. Quale appello si sente di fare? Ma i cittadini sicuramente in questa prima fase noi avremo sicuramente qualche difficoltà per quanto riguarda la gestione e iniziare un nuovo tipo di raccolta. Ovviamente questo comporterà qualche disagio. Tuttavia sono convinto che sia da parte dell'amministrazione, sia da parte dei cittadini, ma anche della società che gestisce la raccolta dei rifiuti, c'è la massima disponibilità anche per suggerimenti che possono portare poi a miglioramenti che possono avvenire anche in prosieguo del servizio. Vediamo un paese attivo, potremmo dire in cantiere, sotto l'aspetto dell'arredo urbano. Beh, questo tu sai bene che insomma ci siamo visti qualche anno fa, avevamo appena completato la piazza, adesso abbiamo completato il corso, stiamo completando anche quello che era tutto l'intervento relativo al progetto che abbiamo avuto finanziato 4 anni fa. Abbiamo avuto ultimamente diversi progetti finanziati, quello del completamento del secondo lotto del centro urbano, quindi il rifacimento dei marciapiedi, del campo sportivo, di diverse isolette abitative. Abbiamo appaltato, a breve sarà aggiudicato anche la gara per l'efficientamento energetico di tutta la struttura che anche ci ospita, quindi l'auditorium, la palestra e la scuola. Abbiamo avuto finanziato una strada, un tratto di strada, strada che collega il centro urbano, quindi il ponte di Melito con l'incoronata, il completamento del PIP e ci sono in cantiere altre situazioni. Sono in completamento anche due tratti dell'acquedotto, uno che parte da Contrada Creda e congiunge il nuovo centro civico e un altro dal nuovo centro civico invece che servirà alcune zone che invece prima avevano problemi di approvvigionamento.